da Roma e dintorni fino ad Atessa per compiere una rapina alla filiale della banca di credito cooperativo Sangro Teatina di Piazzano. Sono stati arrestati 4 componenti della banda, ritenuta responsabile del colpo che il 24 ottobre fruttò un bottino di 40.000 euro. Sono stati bravi a compiere la rapina, ha commentato il comandante compagnia carabinieri di Atessa, Marco Ruffini, ma noi siamo stati più bravi di loro. I militari del NOR infatti hanno lavorato per mesi alle indagini fino a risalire 4, 3 uomini e una donna, 2 cugini tra loro, 2 pregiudicati e 2 incensurati. Uno di loro, 35enne, era detenuto a Rebibbia, ma in permesso per giocare a calcio. Da qui il nome dell'operazione, permesso. Fondamentali per risalire ai rapinatori le immagini della videosorveglianza letteralmente scandagliate dagli investigatori nel raggio di 12 chilometri dal luogo della rapina. Il capitano Ruffini commenta l'ultima operazione in qualità di comandante della compagnia. A settembre sarà trasferito al comando di Trapani Capoluogo. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato con la collaborazione di tutti i miei militari. Mi sento di dire che il lavoro che è stato fatto, lungo, faticoso, ma ha portato dei risultati assolutamente concreti. E questo sarà per me l'atto conclusivo del mio periodo di permanenza nella compagnia Carabinieri di Atessa, quale comandante. Le professionalità che abbiamo nella compagnia di Atessa e la voglia di fare e la pervicacia nel ottenere i risultati sono assolutamente encomiabili. Andrò via con un eccellente ricordo di questo territorio, non solo dei miei militari, ma anche di tutta la società atessana e della Val di Sangro.